Bentornati, bentornati a tutti a questa nuova puntata di Pour Parler. Ormai siamo alla sesta. Walter Di Gemma e Silvia Rosio sono qui per Pour Parler con voi. Ciao Bene, Walter. ciao Silvia, ciao a tutti, naturalmente, siamo contenti di essere qua. Piace questo appuntamento, ormai siamo affezionati. Ma Però sì. abbiamo trovato degli argomenti secondo me abbastanza stimolanti le scorse settimane. Sì. E anche quello di oggi, perché in questo periodo, soprattutto nel lockdown, abbiamo visto molto teatro in video, perché ovviamente il teatro era chiuso, anche se adesso è riaperto con insomma, un Con po' di quelle difficoltà, regole, certo. quindi sappiamo che molti teatri sono rimasti chiusi, ma molti attori hanno deciso di donare le proprie performance, che siano Certo. canore o recitate, sul web, quindi via video. E quindi siamo un po' posti un paio di domande, io e Walter. Sì. Il teatro e il cinema sono la stessa cosa? E qui si apre un mondo. Si apre un mondo vasto. Cosa? Esatto. Sei riuscito a guardare? Hai guardato qualcosa in video di teatro in questo periodo? Oppure sei come Sì. me un po' refrattario? Sì, ho guardato qualcosa perché capita, insomma, ti capita davanti, quindi per curiosità guardi. E io ho l'impressione che alcuni hanno idea di che cosa sia il teatro e che cosa sia il video, che poi il cinema, perché è sempre video, naturalmente, anche se è una dimensione ancora diversa, secondo me. Certo. Però sul web, diciamo che mentre alcuni hanno capito che il web è un mezzo comunque particolare che credo esiga un linguaggio e un modo anche di confezionare il video, perché insomma ci sono tante caratteristiche di un video web a confronto a un video televisivo, semplicemente c'è anche lì la differenza, secondo me. Quindi diciamo che molti, venendo dal teatro, nel video sono poco efficaci, nel senso che non riescono a trasmettere quello che magari in teatro farebbero in modo eccelso, ecco. Nel video veramente sembra che non abbiano una grande dimestichezza con questo mezzo, con proprio facendo anche il teatro, no? Facendo uno sketch, facendo una. E quindi lì ho capito naturalmente che il video web è una cosa, il teatro è un'altra cosa, la televisione è un'altra cosa e insomma, queste differenze, secondo me, di queste differenze bisogna tenerne conto per poter utilizzare al meglio il mezzo che si vuole usare in quel momento lì. Ecco, questa è la mia. Infatti, se ti ricordi e se i nostri spettatori del video si ricordano, settimana scorsa abbiamo proprio fatto l'esempio degli attori che dalle fiction televisive passano in teatro e In viceversa, che teatro e viceversa, sì. molto spesso le fiction, io non capisco neanche perché, sono tutte parlate così, tutte Sì, sussurrate, e io devo mettere sottotitoli perché non capisco quello che dicono. E in teatro chiaramente, anche se adesso ci sono giustamente i microfoni, però anche il modo di modulare la voce è diverso, giusto? importante, sì, importantissimo. E infatti sì, molte si capiscono, si perdono molte parole, ecco, quindi anche alzando la televisione, il televisore, anzi al massimo, hai problemi comunque in certi passaggi, nel capire proprio le parole. E sì, quindi c'è una differenza evidente della persona che fa teatro e che affronta il video. C'è proprio una differenza proprio di porsi, nel modo di porsi e di usare proprio il video. Perché cambiano i ritmi, cambiano le parole, il linguaggio del web poi adesso ha tutt'altra cosa, insomma, è tutt'altra cosa, bisogna quasi confezionarlo, quasi usare certe parole, perché sennò non. E il ritmo è fondamentale. Il ritmo di un teatro, secondo me, non è lo stesso del video. Tanto è vero che se io stesso, quando vedo dei lavori teatrali riprese in televisione, a me danno anche fastidio, sinceramente. Quello che ci dicevamo alle prime puntate, anche Sì. per me molto. Provo proprio una. È nel mezzo sbagliato, secondo me, perché in teatro c'è una dimensione, e allora quei tempi lì, in quella dimensione, hanno un senso. Invece la mediazione del video Bravo, è cambia tantissimo l'atmosfera, la percezione del palco e delle persone stesse, che sono esseri umani, che in quel momento lì ti stanno davvero dando qualcosa di vero, no? E tu sei lì che li guardi da vicino, li senti proprio come persone. Il video, la mediazione del video purtroppo fa perdere molto, falsa molto, anche se l'attore o l'attrice sono bravissimi,
però toglie parecchie cose, come se tagliasse delle frequenze che umanamente tu percepisci a teatro, ma non percepisci più lì, o le percepisci in una maniera totalmente differente. E questa differenza è notevole, secondo me, almeno io la percepisco molto grande. Poi magari qualcuno dice, per me non c'è differenza. Io ho sentito persone che mi hanno detto, ma per me è uguale, cioè vederlo a teatro, vederlo in televisione. Ma secondo me non è così, almeno per mia percezione. Poi è chiaro, ognuno ha la sua. Hai detto giusto, hai parlato di media, media che viene proprio dalla parola latina come mezzo, che poi appunto Esatto. non media, ma è latino, quindi si legge media, non bisogna leggere all'inglese. Sì, certo. Sono proprio dei mezzi diversi. Tu fai teatro, fai televisione, cinema, non ti ho ancora visto, però non ci ho mai pensato, Walter, di fare un po' di cinema. No, io cinema ho fatto solo due comparsate in due film, però C'era qualcosa? eh? C'era qualcosa? Sì. No, ma non, cioè, voglio dire, forse vabbè, l'ho fatto anche tanti anni fa, quindi probabilmente non avevo ancora, diciamo, bene l'idea, ecco. Però diciamo che allora non mi era piaciuto molto lo stare lì tanto tempo a fare, a ripetere le pose, a fare, cioè veramente molto noioso, l'ho trovato molto noioso. Poi dipende appunto da uno cosa ama fare, chiaramente, no? Certo, però lì era capitato, mi avevano chiamato, fatto il provino, sono passato e avevamo fatto fare questi due film differenti, uno completamente dall'altro, però ripeto, solo a livello di comparsa, però no, non mi entusiasma, diciamo, anche se è bello il cinema, io lo vedo volentieri, però farlo è diverso che vederlo. E quindi magari oggi ci sarebbe una percezione diversa, avendo più esperienza di allora, magari riesco a cogliere delle cose che potrebbero anche piacermi, non dico questo. E però, insomma, per quanto riguarda il periodo attuale, ho visto veramente una differenza notevole che a me dà molto fastidio. Perché ci sono attori, evidentemente, cioè, facciamo un paragone, non so Silvia, se sei d'accordo. Ci sono attori che in televisione e in cinema sono eccezionali e poi messi sul palco rendono molto meno. Oppure ci sono quelli che sanno fare sia il cinema e sia la televisione. Sono molto, molto meno ultimamente, secondo me. Forse apparteneva più alla generazione di attori di una volta, gli attori quelli, con la A maiuscola, come dicevamo, ci sono anche attori oggi con la A maiuscola, ovviamente, però notavo più capacità di adattarsi al mezzo negli attori di qualche generazione fa. Invece oggi ci sono attori appunto che vanno bene in teatro, non vanno bene in video, oppure vanno bene in video e in teatro funzionano meno. E quindi lì capisci che è proprio il dove ti formi, da come sei abituato a usare, insomma, usare il teatro come tuo mezzo, come tuo contenitore di espressione ideale, che è diverso ovviamente dalla mediazione del video. E bisogna essere bravi perché sono due dimensioni completamente diverse, bisogna farsi un po' l'idea e coltivare un po' la conoscenza di un mezzo che sembra apparentemente uguale perché usa comunque la visione dello spettatore, uno guarda una TV e guarda un teatro, ma è molto diverso proprio per dimensioni. Sì, perché comunque io lo dico sempre, il teatro è sangue, carne, è fiato, che in Sì. questo momento fiato è anche pericoloso, comunque Sì, è abbiamo vero. presenza. Droplet. Ecco, esatto, quindi droplet, comunque il teatro è quello, il teatro è carne, il teatro è proprio il rapporto che si forma, perché io mi ricordo quando io ho fatto teatro, ovviamente non come te, ma a livello amatoriale, il pubblico che risponde, il pubblico che ride, il pubblico che applaude, Certo. carica gli attori. Carica e non solo perché il pubblico dà anche il ritmo al lavoro che stai facendo. Certo. Soprattutto se diciamo il meccanismo comico dei tempi, eccetera, è mosso da meno persone possibili. Mentre in una compagnia più numerosa, forse il passaggio è vero, viene influenzato anch'esso dal pubblico, comunque, in ogni caso, è una questione di percentuali, ma molto relative. E comunque il pubblico guai, perché il pubblico col suo applauso, con la sua risata, determina dal momento in cui finisce la risata o finisce l'applauso, a scena aperta, che in questo caso potrebbe esserci benissimo, determina il ritmo che userà l'attore
per riprendere, e in questo caso crea un ritmo. Quindi lo crea l'attore, ma lo crea anche il pubblico con le reazioni. E dalle reazioni del pubblico l'attore ha, come dice giustamente Silvia, una carica che può essere veramente esplosiva. Cioè un attore può davvero venire fuori in una maniera eclatante se il pubblico capisce quello che sta vedendo e reagisce in relazione a quello che sta vedendo. Quindi proprio vera sta cosa qua, è importantissima per un attore. Certo, davanti a tanta gente è ovvio che la carica è più forte, più bella, più entusiasmante, eccetera. Ma anche con poco pubblico, dipende se il pubblico è davvero partecipe. Ci sono state sale, per esempio, in teatro, mia esperienza, che a volte erano pienissime, un bel successo, assolutamente, per carità. Ma ci sono state altre situazioni in cui con meno gente c'è stata ancora più carica e più forza, quindi lì dipende anche dal pubblico, ovviamente. Spesso poi ci devono essere 200 persone in teatro, quindi per forza il pubblico deve essere più limitato in questo Sì, senso. sì, certo, assolutamente, però diciamo che nei teatri medio-grandi, ecco, diciamo dai 400 in su, già c'è una consistenza molto, molto diversa, e quindi hai proprio l'idea della. Di una piccola massa che si muove, che applaude, che ride, quindi tu hai una risposta molto più forte, no? Ed è bellissimo, ovviamente. Senti, ma io devo approfittare del fatto che tu sei attore teatrale, oltre che televisivo, e sei qui. Hai parlato di ritmo. Qualche altro trucchetto di differenza tra il teatro, la televisione e il cinema? Che cosa c'è di diverso da attore in teatro? Cosa c'è oltre al ritmo? In teatro diciamo che puoi creare molto di più le tue emozioni attraverso le pause, ma però tutto deve avere comunque un ritmo naturale, ecco. Devi seguire molto quello che è la tua emozione di quel momento, perché se sei su non vuol dire che devi recitare un'emozione, la puoi anche recitare, però diciamo che conta molto il fatto che tu questa reazione che stai recitando sia anche comunque vera, o se non lo deve essere, perché sennò falsa un po' la recitazione, falsa nel senso che un'emozione vera, un pianto vero, insomma, sì, ci può stare, ma c'è anche un'altra dimensione in cui il pianto può essere tirato fuori, no? Anche recitando. E sono due dimensioni diverse, però in ogni caso devono in tutti e due i casi accompagnare il ritmo naturale dell'emozione in quel caso lì, perché sennò la gente non lo percepirebbe, cioè non lo sentirebbe come vero e quindi sarebbe meno efficace. Nel teatro puoi costruire molto di più e addirittura con le espressioni, con il modo di e senza una velocità obbligata, cosa che ha la televisione, senza una velocità obbligata puoi costruire cose anche molto più dilatate e di grande efficacia comunque. Mentre la televisione devi comunque essere spedito, i tempi sono più ristretti. E anche quello che dice al pubblico di applaudire. Esatto, l'assistente di studio che dice al pubblico applaudite, che è il momento di applaudire. E quello ti fa capire che il mezzo, già da questo si capisce che il mezzo è diverso, che quindi un attore non può essere uguale in televisione e uguale a teatro, deve conoscere tutti e due i mezzi per poter arrivare allo stesso modo sia al pubblico televisivo sia al pubblico teatrale. Una volta comunque in teatro c'era la clac. Però la claque che serviva ovviamente a, diciamo, a Sì, infatti. creare l'entusiasmo e iniziare a sciogliere il pubblico, no? Perché il pubblico aveva anche un po' vergogna ad applaudire per primo, no? Si faceva molto condizionare dai vicini, no? Se Esatto, non applaude uno, vabbè, applaudo mi anch'io. fido perché siamo fatti così. Sai, io stavo pensando nel mio giornale adesso di giugno ho fatto un editoriale su Gianrico Tedeschi. Sì, grande, Gianrico sì. Tedeschi è il classico attore, visto che parlavamo della vecchia guardia, Sì. che è stato trasversale, no? Lui ha compiuto 100 anni quest'anno, lui è Una passato, bravura incredibile. ha fatto di tutto, ha fatto teatro, ha fatto cinema, ha fatto televisione, ha fatto pubblicità, ha fatto veramente di tutto. Vabbè, non citiamolo, però purtroppo molta gente se lo ricorda anche per la pubblicità, Purtroppo solo quello. solo per quello, ma Gianrico, insomma, adesso mi hanno regalato tra l'altro un CD suo recitato che non ho ancora avuto
Sì. tempo di sentire, ma credo, ecco, lui a sentirlo con gli occhi chiusi, con le cuffie, credo che sia come essere in teatro. Sì, è verissimo, Con certo. Gianrico Tedeschi, per esempio, è un esempio di quello che dicevi tu, cioè Sì, assolutamente, questo vedi certo. universali, purtroppo non è sempre così. E no, perché anche, ma sai, tanti attori dicono che la prima lezione che un attore dovrebbe ricevere al primo impatto è dire che il teatro è fatica. Questa è la prima lezione. E dovrebbero ben mettersela in testa, il teatro è fatica. Quindi forse c'è chi non, questa lezione non l'ha proprio assimilata e quindi magari insomma si muove in altro modo, ecco. Perché appunto ci sono molti personaggi che adesso escono magari dal mondo televisivo, hanno quella notorietà di 1 anno, 2 anni e pensano di poter entrare in teatro senza fatica. Questo Sì, credo perché la televisione comunque è talmente potente che è ovvio che trascina anche in qualche modo il pubblico teatrale. È un indotto, diciamo. che mi spiace tanto. Io ho sempre seguivo all'inizio Amici di Maria De Filippi quando era Saranno Famosi. La Sì. prima serie praticamente, quando si chiamava ancora in questo modo, poi ha cambiato nome, Ha cambiato giustamente. nome, sì. Lì si formavano degli artisti completi, c'era recitazione, c'era danza, c'era canto. Sì. Adesso chissà perché, forse per le case discografiche, io non lo so, però si è deviato soltanto sul canto. E questo è un peccato, secondo me, perché era bello vedere la preparazione completa di quelli che chiamano performer, ma io vorrei chiamare sempre attori. Perché comunque l'attore nel Certo. momento in cui canta e nel momento, come sai tu benissimo, Sì, in cui certo. danza deve essere espressivo. Ah, Perché direi, certo. facciamo l'esempio di Polunin, no? Che è una grandissima star della danza. Sì. E lui ha bravo a livello tecnico, ma anche un'espressività, una recitazione Grande, sì, incredibile. certo. E non è sempre così anche nei danzatori. Danzatori magari bravissimi, che però sono, cioè non hanno Sì, espressività. non hanno, sì, sono un po' freddini, diciamo, tutto magari perfetto, però a livello Bravo, sì. E emozionale quindi sono più di sarebbe buono fretta. anche preparare attori in questo senso, quindi a 360 gradi. Per fortuna adesso ci sono delle buone accademie che preparano i ragazzi da tutti i punti di vista, anche sulla storia magari del teatro, che comunque Certo, è serve, importante. storia del musical, storia del teatro, e che lì si impara veramente che il teatro è fatica, studiando. Eh sì, perché devi comunque cibarti di tante cose e farle tue, tirarle fuori da quello che sei, da quello che hai dentro, da voglia che hai di esprimerti, no? Attraverso queste cose, la recitazione, la danza, il canto. E questo è fondamentale, cioè, però non bisogna pensare che tutte queste cose siano scontate. Certo. Che siano scontate, cioè il fatto che una persona sappia cantare e ballare, ma non ha mai finito di imparare, perché comunque il percorso stesso è una. Sembrerà banale perché lo si è detto tante volte, però è vero che è una scuola continua, cioè non è che finisci e basta, sai fare tutto e quindi vai, non è così, soprattutto in poco tempo. Settore, credo comunque. Come? Per qualsiasi settore è così. Sì, esatto, cioè ci vuole comunque l'esperienza e l'esperienza è fatta di tantissime cose, non è detto che tutte le cose arrivino subito. Gli insegnamenti non è detto che arrivino tutti subito. Possono arrivare a metà strada, possono arrivare ancora più in là e quindi non bisogna dare per scontato che ormai sappiamo tutto, ormai non abbiamo più niente da imparare, perché questo è il primo sbaglio, perché poi magari trovandosi in situazioni inaspettate lì si crolla, perché proprio è una situazione che non conosciamo ancora. Il fatto che non sia mai capitata non vuol dire che non esista. Cioè, si può concretizzare nel momento in cui meno ce l'aspettiamo, quindi bisogna anche far fronte a quello ed è un'altra lezione da imparare. Guarda, io mi ricordo, poi chiudiamo, il mio professore di storia delle teoriche del cinema all'università, si chiamava Bruno De Marchi, diceva una cosa molto semplice: il cinema è al cinema, il teatro è a teatro. Teatro. E questo è detto tutto. È una cosa molto importante anche che non abbiamo detto, che un attore di cinema se sbaglia rifà la scena, Certo. la rifà anche 30 volte finché viene fuori quella bella, no? Eh Il sì. Il teatro no. teatro no, Il chiaramente. teatro no, il teatro devi andare e quello è.
Non puoi tornare indietro, scusate, devo rifare perché non è venuta bene, non è così. E Certo. quindi ecco perché il teatro è diverso, un altro motivo per cui è diverso, perché devi fare tutto in diretta, tutto è quello che stai facendo. Puoi tornare indietro, non puoi rifare nulla, quindi insomma, pensiamoci. È diretta, il teatro è in diretta, bella questa cosa. Esatto. Giochiamo, il teatro è in diretta, Il mi teatro è piace. in diretta, esatto. Non Brava. c'è replica, ma è sempre in diretta. Sì, poi le repliche non sono mai repliche perché in Eh no, teatro no, ogni assolutamente. replica, tra virgolette, è una prima, È perché vero, è una nuova, verissimo. è diversa, dipende appunto Sì. da come sta una persona, da quello che ha caricato sul personaggio, da quello che ha tolto anche sul personaggio. Esatto. Solo caricato anche togliere perché molto spesso bisogna Certo, ripulirlo. Per cui, certo. mamma mia, c'è veramente un gran lavoro. Gran lavoro, sì, è vero. Ci manca un po'. Io non vedo l'ora di tornare a teatro perché, Anch'io. sinceramente, tutto questo noi ne parliamo pur parler come al solito, Pur però parlare, sempre pur pur parlare. parler, però ci manca la carne, il sangue, i droplets nel teatro. Sì, davvero ci manca tanto. Speriamo presto, più presto possibile, perché noi abbiamo voglia di recitare e tante persone sicuramente, a tante persone mancherà sicuramente il teatro, perché è Sì. abituata a vedere spettacoli. Ho sentito Speriamo. dei lettori e hanno voglia di tornare, quindi Certo. siamo ai nastri di partenza e Ma speriamo di sì. poter ritornare in pieno. Bene, come al solito abbiamo fatto la nostra bella chiacchierata virtuale con Walter. E con Grazie. Silvia, Rosio. L'appuntamento è come al solito venerdì prossimo. Auguro a tutti una buona settimana e condividete, condividete, condividete. Condividete, così almeno chiacchieriamo anche sulle prossime. Insieme. E vi ricordo, se volete proporre degli argomenti o scambiare due chiacchiere pur parlare con noi, di scriverci, noi siamo qua. Certo, noi siamo qui, senti, vi aspettiamo. Grazie Grazie, Walter. Silvia, grazie a tutti. Ciao, grazie.